primo piano. Italia. È proprio il caso di chiamarle cene galeotte. Sono le serate solidali organizzate in collaborazione con i detenuti della prigione di Volterra in Toscana. Atmosfera suggestiva, candele, vini DOC e tavole impeccabilmente apparecchiate fanno registrare sempre il tutto esaurito tra i buongustai italiani e stranieri. Si mangia nella cappella sconsacrata del carcere, una fortezza medicea del XV secolo, ed estate nel cortile all'aperto sotto le mura del maschio di Volterra. Ma innanzitutto perché far crescere ancora di più la professionalità dei nostri cuochi, tant'è che quest'anno noi abbiamo l'apporto di chef qualificati. E poi, ecco, per rispondere meglio alla sua domanda, la possibilità di far conoscere anche alla gente una possibilità di stare in carcere diversa, un carcere che si apre alla città, che entra in contatto con il resto della società offrendo un servizio. Naturalmente i più entusiasti dell'iniziativa sono i clienti. Ogni sera il locale può ospitare fino a 100 persone e c'è sempre il pienone.